Ciao a tutti ragazzi, eccoci qua per questo nuovo video. Oggi cercherò di rispondere alla domanda del titolo, ovvero: è questo il momento giusto di andare a comprare la moto? Se stiamo lì a vedere un po' di nozioni di economia, ovvero visto che comunque qualcosina di economia ho studiato, allora in questo periodo inizia l'offerta delle moto a essere, diciamo, più ampia della domanda, ovvero visto che siamo a metà ottobre, il tempo inizia a essere quello che è. Infatti non so se sentite la pioggia che cade sulla macchina, inizia ad arrivare la stagione fredda, la gente magari in moto ci va poco, e chi sa che comunque l'anno prossimo la cambierà o comunque vuole prendere il nuovo modello che esce, ci sono parecchia gente che lo fa, inizia magari già in questo periodo a portare la propria moto nelle concessionarie oppure a mettere gli annunci su internet. Quindi mentre chi magari compra dice: io devo andare a prendere la moto a inizio ottobre, a ottobre che inizia a far freddo, aspetto magari la primavera. E quindi questo porta l'offerta alta, domanda bassa, quindi i prezzi in teoria dovrebbero calare. Questo vale magari anche per il nuovo. Infatti, per quanto riguarda il nuovo, diciamo che arriviamo a fine anno, stiamo arrivando verso l'anno nuovo, inizieranno a uscire nuovi modelli e magari i modelli vecchi le concessionarie dovranno iniziare a un po' sbolognarle via. Quindi penso che magari sul nuovo magari ci sarà qualche promozione, a parte che c'è sempre qualche promozione sul nuovo, però magari si potranno trovare magari promozioni più consistenti. Ecco, quindi per questa cosa, per fare vedere un po' con occhi questa cosa, adesso mi trovo davanti a una concessionaria, appunto, e andrò magari dentro per vedere un po' i prezzi, soprattutto dell'usato. Se riuscirò, farò il video, se no farò magari delle foto. E poi comunque cercherò di sistemarle un po' nel video, magari andrò a vedere un paio, due, tre moto per tipologia, magari tre naked, tre turistiche, tre sportive, magari vediamo tre custom se ci sono. Ecco, quindi niente, adesso magari pensavo di girare un paio di concessionari, quindi adesso che siamo circa a metà ottobre, e poi magari vi passerò verso fine novembre e faremo già un paragone, e poi arriverò magari in primavera, dove magari i prezzi inizieranno a salire, se davvero saliranno o comunque resteranno costanti. E niente, vediamo un po', è un po' una sorta di reportage, diciamo. Comunque dovete seguirmi per sapere se davvero in questo periodo le moto costano di meno. A mio avviso sì, poi vedremo, vedrete. Ok ragazzi, ho deciso di andare poi su moto.it, visto che comunque è un sito molto completo per quello che riguarda gli annunci delle moto. Infatti troviamo sia annunci di concessionari sia annunci di privati. Ecco, questo comunque non vuole essere una pubblicità per il sito, perché non mi pagano, però voglio fare appunto questo paragone dei prezzi delle moto a distanza di tempo. Andremo magari a fine novembre a vedere gli annunci del 22-23 ottobre in giù, per vedere se troviamo appunto ancora queste moto e se i prezzi sono variati o meno. Ho iniziato la ricerca con le moto, le enduro stradali, dal 2010 al 2019,
E niente, farò scorrere un po' queste moto per vedere i prezzi, farò scorrere piano, vedete comunque qua c'è l'anno di immatricolazione, i chilometri e il prezzo. Ok, vado giù piano piano. Io penso che sia comunque un sito interessante perché si possono va fare vari esperimenti, andare a vedere magari anche le differenze di prezzo tra i concessionari e privati. Comunque non si toglie anche il fatto che si possano trovare delle occasioni molto buone. Penso che andare su questi siti sia anche abbastanza comune per chi sta cercando una moto usata. Io ad esempio, vabbè, la mia prima moto usata, che ho comprato usata, l'ho comprata attraverso un annuncio su Subito. Ok, adesso cambierò categoria, andrò magari sulle naked, vedremo anche qua un, due o tre pagine, giusto per vedere i prezzi e poi andrò a paragonare questo video e ne farò un altro magari a fine novembre dove andrò ad accettare, a controllare se i prezzi si sono modificati o no. Se si sono abbassati, se si sono alzati, si vede, si vedrà. Come vi dicevo all'inizio del video, sicuramente è un periodo che iniziano le vendite, perché comunque adesso tutti vogliono magari vendere per comprare il modello nuovo l'anno prossimo, eccetera, eccetera. Ok, andiamo a cambiare categoria, mettiamo magari l'ultima categoria, facciamo le super sportive, proviamo a vedere, queste qua sono poche, sono 22, ho messo provincia di Bergamo perché comunque sono della provincia di Bergamo e anche per un po' cercare di tenere i risultati un po' bassi. Vedete, ci sono delle belle occasioni, guardate qua, anche se è del 2012, sono 1700 km, è nuova in pratica. Questo qua è privato. Ok. Andiamo a vedere quest'altra pagina. Poi, come vi ripeto, fine novembre farò un altro video dove andrò a vedere i prezzi, se si sono cambiati o meno. Questa qua sono le ultime due moto della categoria super sportive e niente. Ecco ragazzi, io spero che appunto vi possa interessare questa cosa che sto facendo, questo esperimento, diciamo, che sto facendo. Niente, vi ringrazio di aver seguito questo video e ciao ciao, alla prossima!